sia nel varietà che anche nelle news, le donne hanno raggiunto il 70%, altro che quote rosa, cioè conducono alle 13, conducono alle 20, conducono al pomeriggio, conducono in varietà, eccetera. E la stupisce questo dato, Attilio Romita? Buongiorno. No, non mi stupisce affatto, perché si sa che in televisione conta chi, non chi va in video, ma quelli che si mandano in video. E nella televisione italiana chi manda in video i conduttori è convinto che le donne siano molto più gradite al pubblico, sia maschile che femminile. Dal momento che i produttori di televisione devono conquistare il pubblico in questa fase della storia della televisione italiana, sempre più difficile da acchiappare con la moltiplicazione dei canali, è chiaro che l'elemento di attraenza che una conduttrice femmina esprime sul pubblico va sfruttato. Sì, però scusi, si invertono quasi... quasi i fondamentali, cioè praticamente, a parte che è tutto da dimostrare che una donna attragga di più e un uomo attrae di meno, però quasi ci vogliono le quote, parlo per il video, per i maschi. Allora, io credo che la questione delle quote sia una mezza buttonata. Io ho fatto una provocazione adesso. Io personalmente ritengo che la questione delle quote sia una mezza buffonata, sia nelle conduzioni video che nella politica, che nei gruppi di ricerca della gente. Sì. Quindi non ci credo affatto. Credo invece al fatto che le donne hanno creato questo falso mito della loro attraenza rispetto al pubblico, e lo stanno, insomma, stanno cavalcando questa convinzione con grande aggressività. Dopodiché il giorno in cui si stabilisse che i conduttori devono essere scelti sulla base della credibilità che riescono ad avere rispetto al pubblico, a quel punto probabilmente il riequilibrio sarebbe quasi naturale. Certo, assolutamente, tornare almeno diciamo a 50-50, però le donne dicono che invece ai posti, che poi è quello che diceva lei, le donne dicono che ai posti di potere ci sono soprattutto maschi, che è esattamente quello che diceva lei, no? I decisori sono maschi. Hanno perfettamente ragione le donne in questo caso, perché i decisori sono al 90% credo uomini, e gli uomini sono convinti che le donne siano più credite al pubblico e quindi mettono le donne in video, insomma il meccanismo è perfetto. Senta, per chiudere, lei è un'icona gay, no? Perché ai gay piacciono più gli uomini eterosessuali come lei dei gay, insomma, le fa piacere? Non credo che sia vero. E se fosse vero? Se fosse vero, potrei giocarmi questa carta, cioè, sulla quota del pubblico gay, che potrebbe magari aiutarmi a restare in video. Va bene. Sì. Prossimi impegni, sempre il telegiornale, qualche trasmissione? No, perché sono tutte occupate dalle donne. Io mi tengo stretto il telegiornale, che credo sia diciamo una conquista per me irrinunciabile. Certo. Quindi... poi dopo anni e anni di gavetta, insomma, no? Insomma, non mollo, questa è la verità. La mia parola d'ordine è non mollare mai finché possibile. Va bene, Attilio, grazie a Attilio Romita.